L'8212, collezione di Svizzera dal 1850 fino al 2013, in tre album marini. Gli album hanno anche la loro custodia. Questa è sempre di quelle collezioni create dal collezionista che si costruiva tutto da solo. Questi valori di qua, forse non si legge, comunque sono tutti facsimile. Abbiamo qui il 5 Rappen, ovviamente certificato da Biondi. Il francobollo è difettoso, quindi questo certificato è un pezzo di carta inutile. Facsimile, 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 facsimile. Questi invece sono originali. Anche qua non tengo conto di quello che dice questo signore. È riferito a questo francobollo. Qualità generale è buona, direi ottima. Questo collezione ben seguita. Ma vado più veloce, se no il video dura un'eternità. I francobolli nuovi potrebbero anche avere linguelle o traccia di linguella, perché il collezionista è uno di quelli che ha cominciato negli anni, a metà degli anni 30, quindi spesso e volentieri, soprattutto in quel periodo, se comprava francobolli nuovi, l'unico modo per poterli mettere in album era con la linguella. Qua siamo nel periodo 67-97, qua vado più veloce. Qua i francobolli sono generalmente nuovi. Tutto completo. È decisamente una bella collezione. Andiamoci così. Scusate se vado a ritroso, ma anche qua, come in altre collezioni, il 6 dicembre del 2013 lui scrive che cessa la collezione delle emissioni di Svizzera. Si vede che negli ultimi anni alla sua vita, insomma, non riusciva più a mettere le cose
dritte per il verso giusto. Sono libretti, foglietti, minifogli. Missioni congiunte. Gallo. Se volete altri video o informazioni, scrivete a filatelia@4baiocchi.com.